Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci avviciniamo alla Pasqua, però intanto siamo ancora in casa. Che cosa significa? Significa che possiamo dedicarci un po' a preparare anche qualche dolce un po' sulla tradizione, da servire il giorno di Pasqua è meraviglioso, ma soprattutto a Pasquetta, quando magari è una rimanenza del giorno di Pasqua. Che cosa facciamo oggi? Beh, oggi proviamo a fare la zuppa inglese alla nostra maniera. Partiamo nel fare la crema al cioccolato. La crema al cioccolato che facciamo è una crema dove Valeria parte nella preparazione a freddo, perciò adesso guardate bene i vari passaggi, è molto semplice da fare. Di cioccolato nella crema della zuppa inglese ne va veramente molto poco, perché è dominante, perciò tra l'altro voglio anche dire che è una crema che una volta non esisteva nemmeno, perciò se andiamo indietro nel tempo è stata un'aggiunta che è stata fatta recentemente, cioè nel secolo scorso. Guardiamo e praticamente Valeria comincia a miscelare lo zucchero, l'amido, dopo la ricetta l'avete, il tuorlo. Che veramente zucchero e amido vengono miscelati insieme per non fare grumi nella cottura. Una miscelata come ha fatto Valeria, poi versate i tuorli e prepariamo praticamente un tipo di crema pasticcera al cioccolato, ma partendo a freddo. È una crema come di solito magari in laboratorio si fa nel pastorizzatore, qua lo facciamo direttamente sul fuoco. Le quantità non sono molte, perciò non è molta, perciò ci possiamo permettere anche il lusso di lavorare a freddo. Vedete come praticamente adesso non facciamo altro che portarla sul fuoco una volta miscelato. Come ripeto, il cioccolato è un prodotto che è arrivato a noi alla fine del Settecento. Prima era un prodotto che appena arrivato in Italia fu lavorato e venduto direttamente dalle farmacie. Poi dopo cominciò a essere un prodotto molto molto da lusso, ma però era già utilizzato nell'ambito alimentare. Prima questa zuppa inglese, da quello che si racconta, arriva dai duchi degli Estensi, la nostra versione, che era stata fatta in omaggio a un generale inglese alla corte degli Estensi. Questa è la leggenda che si racconta su questo dolce. Ecco, quando vedete che la crema comincia ad addensarsi, potete continuare a girare, a miscelare con la frusta e portarla ancora a cottura finché non vedete queste piccole bolle in superficie. Allora potete prendere a parte questa crema, gli versate il cioccolato come sta facendo Valeria adesso. Adesso Viviana sta concentrando la ripresa proprio sul tegame della casseruola e vedete come comincia ad addensarsi perché comunque sia il cioccolato è un addensante naturale. È come se ci metteste la farina, il cioccolato ha la stessa funzione, infatti nella crema mettiamo pochissimo addensante proprio perché aggiungendo il cioccolato va ad addensare ulteriormente la crema nel raffreddarsi. Il cioccolato, questo è un cioccolato al 70%, il cioccolato quando lo andate a comprare state sempre attenti che sia un cioccolato fondente, per esempio, non dovrebbe mai aver scritto aromi. Al massimo dovrebbe esserci vaniglia, bacca di vaniglia, vaniglia naturale, bacca di vaniglia o estratto di vaniglia naturale di bacca. Non debbono esserci scritti aromi. Se al 70%, naturalmente significa che avete un 70% di massa di cacao. Dopo la massa di cacao come ingrediente, dovreste trovare massa di cacao
dovrete trovare burro di cacao e zucchero. Se trovate prima lo zucchero del burro di cacao, vuol dire che è meno valido, meno a livello qualitativo rispetto a quello dove trovereste scritto massa di cacao, burro di cacao e zucchero. Questo dovrebbe essere al massimo, appunto, come dicevo, gli aromi debbono essere la vaniglia, e basta. Abbiamo preparato i nostri ingredienti: crema pasticcera, crema al cioccolato, bagna di Alkermes, ciambella casalinga, quella tradizionale. Vi sarete procurati una vostra pirofila di vetro, come trovate qua, ma quella che avete naturalmente va benissimo, come può andare bene anche una ciotola in ceramica. Il vetro è bello perché è trasparente, qua ci sono dei bei colori, trasparisce molto bene, traspare molto bene. Allora, crema pasticcera, una crema pasticcera tradizionale, l'avete già sicuramente lì nella ricetta, anche l'avete nel filmato. Qua cominciamo, Valeria comincia a stendere questi strati di ciambella. È una ciambella casalinga tradizionale, niente di particolare, è proprio la ciambella bolognese. Noi abbiamo preparato una bagna con l'Alkermes, un Alkermes che è quello che noi utilizziamo normalmente, ecco che serve un ottimo, ottimo Alkermes. Naturalmente un ottimo Alkermes si può trovare. Quello che utilizziamo noi in laboratorio e quello che anche utilizziamo a casa è l'Alkermes di Santa Maria Novella. È un Alkermes molto valido, è qua a Firenze. Chi ha la possibilità di procurarselo troverà un Alkermes che non ha nulla a che vedere con i nostri Alkermes soliti. Poi, naturalmente, ci sono delle aziende adesso che stanno facendo degli ottimi Alkermes artigianali, però li voglio anche scoprire pian piano. Adesso Valeria ha già fatto il suo strato, comincia a bagnare questa ciambella casalinga. La bagna come è stata preparata? Naturalmente l'Alkermes che si trova in commercio, quelli buoni, hanno una gradazione alcolica un po' più alta di quello che va usata. Ma l'alcol serve? Serve perché dà personalità, dà sapore, profumo, aroma al dolce stesso. Se non ci fosse quel po' di alcol non avrebbe la stessa consistenza e poi comunque dà anche la possibilità di essere un dolce da consumare dopo 2 o 3 giorni, in questo caso, che è veramente migliore perché stazionandosi cristallizza e diventa anche migliore. Una volta bagnato la ciambella, Valeria comincia a stendere la crema al cioccolato. La crema al cioccolato si stende meglio se è ancora calda, perché appunto ha la possibilità di inserirsi. Di crema al cioccolato ne va veramente poca, perché, come dicevo prima, essendo dominante, è giusto che ci sia solo questa piccola percezione di cioccolato. Addirittura c'è chi non lo usa il cioccolato, c'è chi mette il cacao. Io personalmente il cacao non lo vedo molto bene, perché non è, cioè il cacao alla fine è un sottoprodotto della fava di cacao, perciò meglio anche una crema al cioccolato che è sempre di maggiore qualità. E finché ci stiamo lavorando, questo è, credo che sia il meglio. Abbiamo rifatto uno strato con la ciambella e la nostra bagna di Alkermes. Adesso Valeria comincia a stendere la nostra crema pasticcera. La crema pasticcera che va sopra deve essere maggiore come quantità, quasi il doppio di quella che noi abbiamo messo sotto, come cioccolato, proprio per dare così la possibilità, quando noi andremo a consumarla, di avere una dolce al cucchiaio che rispecchi fedelmente quello che noi abbiamo proprio come termine, cioè deve essere un dolce cremoso. Vedete come la stende sopra? Una crema pasticcera buona, perché poi comunque questa che hanno noi, facciamo queste creme in casa, questi dolci in casa, naturalmente devono appagare la psiche. Vedete, una volta finita così, questo è già il dolce pronto, pronto.
Adesso basta metterci sopra solo un semplice foglio di pellicola trasparente e il nostro dolce praticamente lo possiamo mettere in frigo. Lo lasciamo in fermo in frigo per una mezza giornata, se possibile, o anche una giornata al freddo, e voi andrete a vedere, quando lo andate a mangiare, troverete un dolce molto molto buono e che, secondo il mio punto di vista, appaga ampiamente. Questo, secondo me, è un ottimo dolce da servire il giorno di Pasqua alle persone, anche se siamo pochi in famiglia. Poi il giorno di Pasquetta è ancora migliore. A questo punto io e Valeria vi auguriamo buon appetito, e se lo mangiate il giorno di Pasqua, buona Pasqua da parte nostra.